Once upon a time you dressed so fine, a few grams of diamond in your grind. Didn't you? People called, said we were dull, you're bound to fall. You thought you were all. Kidding you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't seem so proud. Now you don't speak so loud about having to describe you. You're next. Nobody ever taught you how to live down on the street. Now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery trend, but now you realize it's something not the alibi. As you stand in the vacuum of its eyes and say, do you want to make up? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Oh, I completely unknown, like a rolling stone, like a rolling stone. Se c'è un desiderio che devo sforzarmi di contenere anche e soprattutto per l'esosità economica che ne pretenderebbe la soddisfazione, è quella dell'acquisto di sempre nuovi giochi da tavolo. Ho avuto modo negli anni di approcciarmi a svariati titoli e ho assistito al modo in cui, nel tempo, i regolamenti hanno cercato di diventare sempre più originali nello stabilire chi fosse il primo di turno all'inizio della partita, cercando spesso di eludere la banalità aleatoria della designazione e di conseguenza indicando il prescelto secondo parametri sempre diversi, quali il più giovane al tavolo, il più vecchio, il più alto, pesante o con meno diottrie, cercando talvolta di stabilirne in base all'ambientazione del gioco, che se dovesse essere marittima indicherà ad esempio colui che vive più vicino all'acqua, ma se fosse urbana potrebbe essere l'ultimo che ha visitato tale città e così via. Ce n'è per esempio uno che simula una gara di cani da slitta, nelle cui regole si legge: il primo giocatore all'inizio della partita sarà colui che imita meglio l'abbaiare di un cane. A parte la difficile questione della valutazione su chi abbai meglio, a meno che al tavolo non sieda il mio amico Manuel, che è ormai diventato maestro in tale riproduzione, tanto da divertirsi a far credere ai suoi ospiti di avere un quadrupede di piccola taglia in casa, ci si trova ad affrontare la perdita di dignità cui ci si deve sottoporre con tale prova, che spesso viene elusa con un banale sorteggio. Ed è perlomeno curioso verificare i diversi versi che si ripropongono a seconda della razza che l'imitatore di turno si immagina. Senza essere finicinofili, capirete bene la differenza che potrebbe passare dal latrato di un carlino a quello di un Doberman o di un San Bernardo. La voce che ne uscirà sarà di volta in volta stridula, cavernosa o chissà in quale altre variabili, ma difficilmente chioccia. Forse perché questo termine porta a immaginarci un pigolio da gallina madre. Ma diversamente da quanto sopravvive al nostro lessico, l'espressione sta a indicare un suono più vicino alla gutturazione di un orco che a un fragile coccodè. Ma anche se il nostro impedimento nell'identificare tale suono attraverso questa definizione fosse più alto rispetto a quello incontrato da un uomo medievale, la distanza si assottiglierà quando ci troveremo di fronte allo stesso grado di difficoltà nell'interpretare le parole chiocciamente dette da questo cagnaccio malefico, o più letteralmente, maledetto lupo.
Considerato che la mia passione ludica sconfina anche nell'enigmistica e nei giochi di parole, non posso non subire il fascino dell'ipotesi di una traslitterazione dal francese che risolverebbe l'arcano delle terribili inaudite parole che Pluto pronuncia. Papé, papé, Satan, alepé. Non bastasse la comune esasperazione che perseguita noi semplici mortali da 700 anni nel cercare di decifrare l'attacco del settimo dell'inferno, si aggiunga quella del maestro che, esacerbato dal suono emesso da quello a cui nell'antichità era attribuito il titolo di re dell'Ade, siamo di fronte al consueto non ultimo caso di declassazione subita dai mostri infernali, combinato o forse confuso con il quasi omonimo dio delle ricchezze, Plutone e Pluto, lo invita non troppo cortesemente a zittirsi e a consumare dentro di sé la sua insoddisfabile avidità, sublimabile con la sola sua rabbia, equiparandolo così alla lupa incontrata nella selva della cui ingordigia si diceva che non potrà mai essere saziata perché non fa che alimentare ulteriore ingordigia. Così viene trattato l'inappagabile desiderio di ricchezza che questo mostro raffigura, con la stessa intolleranza che si riserva nei confronti dell'ottusa stupidità. Finalmente rivelata nuda come quell'imperatore che ostenta i suoi nuovi inesistenti vestiti, la bestia affloscia la sua protervia come messa di fronte a un'ineluttabile verità. Per designare l'inutilità del risultato e dell'azione di chi che sia, un amico mio usa affermare che sia utile quanto l'Immacolata Domenica. Tale risulta alla fine dei conti l'affanno che riserviamo all'accumulo della nostra vita, che è paragonabile al beneficio che si può ottenere rotolando grossi massi al fine di incrementarne la portata. Con quanta invidia ho sempre letto quelle strisce in cui bambini rotolavano palle di neve sul terreno innevato per trasformarle in proiettili giganti, effetto che mai mi è capitato di verificare nei miei esperimenti infantili. Se dunque appare già difficile realizzare la riproduzione dei giochi invernali di Calvin, Hobbes, Charlie Brown o qui e qua, capirete con quale superiorità ci sorprenderemmo a deridere chi pensi di accumulare pietrame rotolando massi. Esistono alcune figure della letteratura attraverso cui l'autore che le ha tratteggiate è riuscito a far trasparire un'umanità tale da renderle immortali, nondimeno alleggerendole di qualsiasi verisimiglianza, il che non vuol dire che risultino meno credibili. Zio Paperone o Arpagone, ad esempio, non credo siano riscontrabili nella quotidianità di noi tutti, eppure ne riconosciamo le dinamiche comportamentali ed emotive, sì in terze persone, ma soprattutto in noi stessi. E anche se si può pensare che l'avarizia non abbia molto credito nel mondo che ci circonda, diverso è il suo contrario, che poi non è che la stessa brama rivolta invece che al denaro in sé a ciò che il denaro ti permette. Non c'è niente di più vicino al nostro mondo che l'accumulo compulsivo. Non credo che esistesse nel Medioevo la concezione di quel disagio dell'anima solcato dall'inquietudine e della solitudine cui ognuno di noi è inesorabilmente condannato, che crea un vuoto che, secondo le nostre conoscenze di psicologia spiccia, pensiamo di poter riempire attraverso il possesso di beni terreni. Non ho idea se all'epoca neanche esistesse l'idea di ingiustizia sociale, quantomeno nel popolo, perché Dante una qualche percezione ce la doveva pure avere se ficca all'inferno quei ricchi che ostentano ricchezza raggiunta e mantenuta attraverso prevaricazioni e nefandezze varie. Tuttavia, un qualche desiderio di rivalsa ci doveva pure essere. E se raramente poteva trovare soddisfazione nella vita reale, ecco che la commedia fornisce immagini atte a concretizzare le speranze dei più disperati. Hai visto che fine fanno gli avari e prodighi? Leggi sperperatori. Condannati allo stesso inutile supplizio, incapaci di vedere l'inutilità dei propri gesti, tanto quelli compiuti in vita quanto questi cui sono costretti da morti, non possono far altro che riconoscere la vanità del gesto contrario, non vedendoci lo stesso valore, insultando la schiera opposta alla propria quando si incontrano e si scontrano, come le acque di Scilla e Cariddi, urlando scherni che non fanno che avvalorare la propria stupidità. Perché accumuli, idiota, così prodighi agli avari, che per tutta risposta rinfacceranno? Perché sperperi, coglione! E quanta soddisfazione nel vedere che a ballare in tondo si riconosceranno una marea di preti, vescovi e papi.
Già sento lo sfrigolio delle mani nell'attesa di sentire nomi e cognomi. Ma il nostro incorreggibile feticismo giudiziario non troverà alcun riscontro, perché in realtà non si riconoscerà un cane di nessuno. I riconoscimenti che hanno ottenuto in vita, infatti, sono loro costati la disconoscenza eterna. Tutte le conquiste si sono trasformate in confische. Del resto sappiamo che ognuno di noi nella tomba non si porterà che un pugno di mosche, o meglio di vermi, nonché la folta chioma. Speranze di me, c'è la notte più nera, occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me, oh, pugni chiusi, perduto per sempre, non ha la vita, la mia salvezza sei tu, sei l'acqua limpida per me, yeah. Il sole tiepido sei tu, amore. Per me, oh, mani giunte, tu sei qui con me e abbraccio la vita con te. Non bastassero le umiliazioni fin qui inflitte tanto ai morti quanto ai vivi, cui il libro si rivolge, Virgilio ci mette il carico da 90 chiamandoci creature sciocche. E chissà che non alludesse all'accezione ancora viva nel napoletano, visto che è considerato che tenet nunc partenope, e non volesse trattarci da bambini stupidi. Ma la parte migliore arriva con quello che consiglio a tutti di registrare come miglior insulto da rispendersi al presentarsi dell'occasione propizia. Quanta ignoranza è quella che v'offende? La risposta, nella fattispecie, però, non è data all'ultimo dei cretini, ma al suo discepolo, che, come un paperino evidentemente privo di esperienza diretta sul tema, si era domandato che cosa fosse la fortuna. Possiamo ben dire che invece il poeta antico aveva avuto la fortuna di incontrarla, e forse più che un rimprovero, il suo è un incoraggiamento. Vedi che le cose cambieranno, i colpi di culo arrivano quando meno te lo aspetti, non sono cose che puoi programmare perché succedono e basta. Queste rassicurazioni che nei momenti di sconforto arrivano a segarti ulteriormente le gambe, come a dirti che non ci sia nessuna soluzione che puoi adottare per forzare un cambio di direzione alla tua vita, sembrano desunte direttamente da qui. La fortuna gira la sua ruota come piace a lei, in realtà detto da Dante nel XV. Ma l'importante è che giri, non come quella orizzontale di Mike Bongiorno, ma più come quella di Iva Zanicchi, per cui ciò che è in alto toccherà il fondo e viceversa. Ora, se l'attesa di quest'ultimo fatto ci sta snervando, abbattendo, facendo infuriare col mondo e con essa stessa fortuna, ci viene rinfacciato pure
che chi più se la prende con lei sono coloro che più invece dovrebbero lodarla, perché tanto più siamo lontani dai beni materiali, tanto più abbiamo la possibilità di riscoprire altri tipi di ricchezze. E se sentendoci dire che siamo fortunati perché viviamo nella precarietà quotidiana, ci sentiamo autorizzati, se non a far rivolte, quantomeno a strutturare imprecazioni con la perizia di un architetto che attraverso la conoscenza di materiali e leggi della fisica si studi di arrivare fino al cielo, ella se ne fotte delle nostre attenzioni. Se ne sta lì beata a fare il buono e il cattivo tempo di noi subcreature insieme agli altri dei. Momento. Altri dei? Quali altri dei? Non è il cristianesimo una delle grandi religioni monoteiste? A pensarci bene, però, un dio diviso in tre, che ha pure una madre e poi 9 ordini di angeli, e come se non bastasse secoli costellati di santi da venerare quali protettori di questo e di quello, insomma, a ben guardare sembra trattarsi del politeismo più ricco della storia. Ci faremo bastare tutto il paradiso per accettare che in realtà tutto è emanazione di un unico uno, da cui derivano uomini, angeli, cieli e stelle. Stelle di cui il maestro ha una percezione costante e precisa, pur non vedendone mai neanche l'ombra, almeno fino all'ultimo verso della cantica, come avesse un orologio biologico perfettamente funzionante, tanto da darci l'indicazione precisa dell'ora, pretesto con cui ricorda che il tempo designato al cerchio è scaduto, solo che le carte deputate al settimo canto non sono ancora esaurite. E allora che si fa? Si inizia a stravolgere la struttura che sembrava prevedere un cerchio per ogni canto, così da stimolare il lettore con una nuova novità. Seguendo il rivolo ribollente che si riversa da una fonte giù per una via diversa, si arriva così alla palude Stigia. Ora non voglio mettermi a litigare con nessuno, visto che c'è chi sostiene che lo Stigia non sia un fiume, ma solo una palude, e anche chi invece sia uno dei diversi nomi che prende un unico fiume infernale. Io esercito la mia fantasia di lettore designando alla voragine 3 fiumi differenti, di cui quello qui incontrato è il secondo. Forse non il più impetuoso dei corsi d'acqua, diciamo un melmoso Mississippi, non meno letale, con la sua immota mota di una Dora incazzata. Ho posto il discorso per i dannati cuivi immersi, scalmanati e maneschi. Ma che dico maneschi? Usano qualunque accessorio corporeo per darsele, calci, pugni, testate, colpi di petto, morsi, e quando non dovessero trovare altri cui rivolgere tante attenzioni, possono con la stessa dedizione finalmente orientarsi a se stessi, un Royal Rumble Deluxe Pro. Ma questi spiriti incontenibili fanno da contraltare quelli che invece si sono talmente contenuti da cadere nella colpa opposta, a quella facinorosità che in vita si è rivolta a cause sbagliate. Esiste infatti un'iracondia che, se rivolta con giustizia verso il male, può essere definita buona, veri quella di Gesù contro i mercanti del Tempio. Quindi, la prossima volta che, esprimendo i nostri dubbi su come affrontare una data situazione, ci proporranno di risolvere il dilemma considerando quale comportamento avrebbe tenuto Gesù in un frangente simile, non dimentichiamoci che una delle risposte plausibili sarà incazzarsi e spaccare tutto. Perché evidentemente, pure per lui, non sempre è facile sublimare la rabbia in qualcosa di costruttivo. E dico sublimare e non soffocare, perché non serve aspettare i vari Sigmund per capire che la contenzione della rabbia rischia di creare un male uguale se non peggiore. Già nel XIV secolo c'è chi ci ricorda che se l'ira non si esprime in maniera acuta e immediata, rabbia espressa, evidente, né a lungo termine tramite una ponderata vendetta, ira difficile, non è meno biasimevole solo perché riposta e taciuta in fondo all'anima, ira amara. Così, dopo la coppia Avari e Prodighi, ritroviamo nello stesso canto iracondi accidiosi, o tristi, o depressi, o iporeattivi alle insidie della vita. E chissà che non sia proprio la figura del pellegrino toscano a fungere da unione alle due scene presenti in un'unica unità narrativa. Infatti, se il Dante protagonista del poema, personaggio fittizio, tra il marzo e l'aprile del 1300 doveva ancora subire le sferzate della sorte, il Dante autore, personaggio storico, scrive queste terzine quasi certamente, sono in molti eminenti studiosi a dire che sia sicuro, dopo aver ricevuto comunicazione della condanna a morte, su rogo. Motivo piuttosto persuasivo per indurlo all'esilio.
Immaginando quindi quanto facilmente potesse essere rancoroso nei confronti del suo destino, che l'aveva malamente allontanato dalla sua amata città natale, avanziamo l'ipotesi che le parole che ritroviamo lungo il canto, attribuite nella finzione a Virgilio, possono essere rivolte a se stesso, quasi a monito a non lasciarsi cadere in preda né a incontrollate quanto infeconde reazioni violente, né tantomeno allo sconforto o al facile piagnisteo. Insomma, se è vero che la commedia prende di mira ignobili personaggi più o meno in vista della storia, non risparmia neanche il suo autore, che sa mettersi a nudo, con tutti i suoi difetti, la sua umanità. Nel fare questo, il testo non manca di contraddizioni, proprio come chi lo ha scritto, quando squalifica la pusillanimità di fronte all'azione, la quale, al contrario, diventa inutile sforzo se posta dinanzi al volere supremo. Ma visto che tanto questo non lo conosceremo mai, tanto vale provare a prendere il controllo che tanto mai avremo, se non illusoriamente, della nostra vita. La lamentatio è uno sport nazionale in cui, peraltro, mi fregio di eccellere. Il confronto con chi reputo più fortunato di me mi perseguita per mia scelta, e le sferzate delle sconfitte che mi vengono ingiunte, dopo quelli che valuto essere sforzi tali che il mondo dovrebbe invece riconoscere, apprezzare, mi causano un'erosione del fegato e mi stimolano un borbottio gorgogliante che affumica me e, peggio che mai, chi mi sta intorno, che a loro volta non vedranno più ciò che io mi fregio di aver compiuto aspettandomi ricchi premi e cotillon, ma un nugolo di fumo uscire da una lorda pozza ribollente. Forse è vero che il contrappasso non è altro che la legge del karma, ma che non si compie solo in un'altra vita, qualunque ovunque essa sia, ma contestualmente a quella che stiamo vivendo, sempre che non sia l'unica. Per fortuna poi abbiamo gli alibi a rasserenarci, colpe che appartengono al sistema, che se fosse giusto io sarei da un'altra parte, perché non sarò certo io a cambiarlo, ma neanche mi piegherò ai suoi vili ricatti, né mi adatterò ai suoi ignobili meccanismi. Ho un'integrità morale io, dei valori, degli alti ideali io, mica come voi. Purtroppo però le bollette sono quel che sono, e né il signor Gas né il signor Luce apprezzano molto questo tipo di ricchezze. Così la mia percezione del reale va a farsi benedire. L'unica consolazione è che non sono il solo, e quindi non sono solo. Mi imbatto casualmente in L e intratteniamo un dialogo sui temi che hanno segnato i nostri unici due precedenti incontri, la musica e il calcio. Nonostante mi renda conto dell'indubbio valore delle nostre parole al fine di fare maturare un mondo migliore, libero da ingiustizie e maggiormente ecosostenibile, quando termina di illustrarmi la difficoltà delle rispettive società nel gestire personaggi come Del Piero e Totti, gli chiedo scusandomi se non gli stia facendo perdere tempo in una mattinata che per me si è già instradata sulla nulla facenzia. Mi risponde di non preoccuparmi perché è in anticipo, per di più molto vicino al luogo dell'appuntamento che ha di lì a poco, ed è in ogni caso dotato di un orologio biologico. Continua dunque a fugare i miei dubbi sulla posizione di Perisic, spiegandomi che essendo un'ala non può giocare dietro Icardi in un modulo 3-5-2-1 che presuppone un utilizzo dei terzini tornanti alla Zambrotta, quando improvvisamente si accorge di essere in ritardo di 10 minuti. «Ma non hai l'orologio biologico?» chiedo io. Ed è lì a me. «Sì, ma è rotto». Thank you.
his country and his king, for his honor and his glory, people will see. What a lucky man he was. What a lucky man he was. A bullet has found him, blood red has cried. No money could save him, so he lay down and he died. What a lucky man. Papessa tanna leppe, cominciò Pluto con la voce chioccia, e quel savio gentil che tutto seppe disse per confortarmi: non ti noccia la tua paura, che poter che li abbia non ci torrà lo scender questa roccia. Poi si rivolse a quell'infiata labbia e disse: taci, maledetto lupo, consuma dentro te con la tua rabbia. Non è senza cagion l'andare al cupo, vuolsi nell'alto laddove Michele fe la vendetta del superbo strupo. Quali dal vento le gonfiate vele caggiono a volte, poiché l'alber fiacca, tal cadde a terra alla fiera crudele. Così scendemmo nella quarta lacca, pigliando più della dolente ripa che il mal dell'universo tutto insacca. Ai, giustizia di Dio, tante chi stipa nove travagli e pene quanti io viddi, e perché nostra colpa si ne scipa? Come fa l'onda la sovra Cariddi, che si frange con quella in cui si intoppa, così convien che qui la gente riddi. Gli vidi gente più che altrove troppa, ed una parte d'altra con grand'urli, voltando pesi per forza di poppa, percoteansi incontro e poscia pur lì, si rivolgea ciascun voltando a retro, gridando: perché tieni e perché burli? Così sen vanno per lo cerchio tetro, da ogni mano all'opposito punto, gridandosi anche loro ontoso metro. Poi si volgea ciascun quand'era giunto per lo suo mezzo cerchio d'altra giostra, e io, che avea lo cor quasi compunto, dissi: maestro mio, or mi dimostra che gente è questa, se tutti fuor cherci, questi chercuti alla sinistra nostra. Ed egli a me tutti quanti fuor guerci, sì nella mente in la vita primaia, che con misura nullo spendio ferci. Assai la voce lor chiaro l'abbaia, quando giungono ai due punti del cerchio, dove colpa contraria li dispaia. Questi fuorcherci che non han coperchio piloso al capo, e papi e cardinali in cui usa avarizia suo soperchio. E io, maestro, di questi cotali dovrei io ben riconoscere alcuni che furono immondi di cotesti mali. Ed egli a me vano pensiero aduni, la sconoscente vita che i fessozzi ad ogni conoscenza or li fa bruni. In eterno verranno li due cozzi, questi risurgeranno del sepulcro col pugno chiuso, e questi coi crin mozzi. Mal dare, mal tener lo mondo pulcro ha tolto loro, e posti a questa zuffa, qual ella sia, parole non ci appulcro. Ben puoi veder, figliuol, la corta buffa dei ben che son commessi alla fortuna, perché l'umana gente si rabbuffa, che tutto l'oro che sotto la luna e che già fu di quest'anime stanche non ne potrebbe far posare una. Maestro, disse lui, or mi di anche questa fortuna di che tu mi tocche, che è che ben del mondo si trabranche? Ed egli a me: o creature sciocche, quanta ignoranza è quella che v'offende! Or vo che tu mia sentenza ne imbocche. Colui lo cui saver tutto trascende fece li cieli e di lor chi conduce, si cogne parte ad ogni parte splende, distribuendo ugualmente la luce. Similmente agli splendor mondani ordinò general, ministra e duce, che permutasse a tempo li benvani di gente in gente, d'uno in altro sangue, oltre la defensione dei senni umani, per cuna gente impera ed altra langue, seguendo lo giudicio di costei che è occulto come in erba langue.
vostro saper non ha contasto a lei. Questa provede, giudica e persegue suo regno come il loro gli altri dei. Le sue permutazioni non hanno triegue, necessità la fa esser veloce, si spesso vien chi vicenda consegue. Queste colei che tanto posta in croce, pur da color che le dovrien dar lode, dandole biasmo a torto e mala voce. Ma ella se beata e ciò non ode, con l'altre prime creature lieta volve sua spera e beata si gode. Ma discendiamo mai a maggior pieta, già ogni stella cade che saliva quando io mi mossi e il troppo star si vieta. Noi ricidemmo il cerchio ad altra riva, sovra una fonte che bolle riversa per un fossato che da lei deriva. L'acqua era buia assai più che persa, e noi in compagnia dell'onde bige entrammo giù per una via diversa. In la palude vaca nome Stige, questo tristo ruscel quand'è disceso ai piè delle maligne piagge grigie. E io che di mirare stava inteso, vidi genti fangose in quel pantano, ignude tutte con un sembiante offeso. Elle si percotean non pur con mano, ma con la testa e col petto e coi piedi, troncandosi coi denti a brano. Il buon maestro disse: figlio, or vedi l'anime di color cui vinse l'ira, e anche vo che tu per certo credi che sotto l'acqua ha gente che sospira, che fanno pullular quest'acqua al summo, come l'occhio ti dice o che s'aggira, fitti nell'imo di con tristi fummo, nell'aere dolce che dal sol s'allegra, portando dentro accidioso fummo, or ci attristiam nella belletta negra. Quest'inno si gorgoglia nella strozza che dir non posson con parola integra. Così girammo della lorda pozza grand'arco tra la ripa secca e il mezzo, con gli occhi volti a chi del fango ingozza, venimmo ai piedi una torre al da sezzo.